È il Cairo, la prima tappa del tour del premier turco Recep Tayyip Erdogan sulle orme della primavera araba. 4 giorni a cominciare dall'Egitto per seguire in Tunisia e Libia, ma, ha sottolineato il premier in conferenza stampa a Istanbul, nessuna visita a Gaza. Per il momento non è in programma alcuna visita a Gaza, ha detto, ma sinceramente è quel che vorrei fare. Vorrei veramente andare a Gaza il più presto possibile. Oggi Erdogan prenderà la parola al vertice della Lega Araba, cui prende parte anche la responsabile della diplomazia europea, Catherine Ashton. I ministri degli esteri della Lega Araba daranno appoggio al piano palestinese di riconoscimento di uno Stato davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, che in Consiglio di sicurezza hanno diritto di veto, hanno annunciato che si opporranno al progetto.